Vi siete mai chiesti chi ha scoperto il primo esopianeta della storia e quale sia il primo esopianeta della storia? Beh, oggi lo scoprirete con questo video, ma prima devo necessariamente, obbligatoriamente, mandare la pubblicità e capirete poi il perché. Adesso sei contento? Ah, ma ho già iniziato, ma ditemelo prima queste cose. Sta per arrivare Tibus, il canale che si divide. Ma avete capito qualcosa voi perché? Io personalmente no. Ma smettila, non è difficile da capire. D'ora in poi il logo che troverete lì sotto non ci sarà più, ci saranno questi loghi qui, che ci servirà, vi serviranno a capire appunto gli argomenti che si tratteranno nel video. Ma c'è di più, se andate nella sezione playlist, vedrete che ci sono tre playlist. Ognuna divisa per argomento. Ovviamente i video saranno divisi da questo video in avanti, quindi i video precedenti non saranno divisi, ma dai video, questi video qui, quindi questo sarà già diviso e già sarà già sul luogo. E praticamente saranno divisi in playlist, no? In tre playlist per il momento, ma magari si aggiungeranno molte molteplici playlist. Quindi, cosa aspettate a iscrivervi su questo canale? Il primo canale che si divide. Ma Luca, no, non poteva fare un qualcosa di più intelligente invece che pensare a ste cose? Eccoci no qua. Lo so, era da tanto che non facevo tanti, cioè non facevo video, cioè tipo circa 2 o 3 mesetti, vi chiedo scusa, ma ho avuto molti impegni con la scuola. Ma voglio riniziare, non solo qua su YouTube, ma voglio anche provare a iniziare su TikTok e su YouTube Shorts, non vi prometto niente, è solo un tentativo, ho già dei video un po' in mente, ovviamente non potrò farli tutti i giorni, come fanno molti, ma li farò quando riuscirò. E anche perché appunto non ho moltissimo tempo, però vorrei provare. Quindi mi raccomando, su YouTube Shorts, tanto se siete già iscritti o se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi. Oppure invece iscrivetevi anche su TikTok, che mi chiamo Dalla Parte Stellare con la D maiuscola, mi raccomando, D maiuscola. Il resto è tutto minuscolo, prima D maiuscola, sì, ve lo scrivo qui. E quindi adesso, prima di iniziare il video ufficialmente, diamo il benvenuto alla nuova sigla, una delle tante nuove sigle, e quindi sigla. Nel 1995 Michael Myers, spero di averlo pronunciato così, e l'aiutante di Didier Queloz, sono due astronomi svizzeri, scoprono appunto il primo esopianeta nella storia nel 1995. E grazie a questa scoperta molto importante riuscirono a prendere il premio Nobel per la fisica. E vi chiederete adesso: ma chi è questo pianeta? Come si chiama? Dove si trova? No, Gianfrancalda, qui non si vende nessun tipo di esopianta. È Luca che sta facendo uno dei suoi video inutili come sempre. Ma ci senti? Ci senti? Pronto? Pronto? Ah, è così. Scusami. Ma la smetti di interrompermi sempre, Serafino? No, non sto parlando con te, sto parlando con Luca. È che rompe come sempre, devo sempre andarmene. Ok, allora, l'esopianeta in questione si chiama 51 Pegasi B, appunto come capirete si trova nella costellazione del Pegaso e ha una dimensione di circa la metà di Giove.
è distante solo 48 anni luce da noi, quindi è relativamente molto vicina, molto vicina. E la rotazione, la cosa molto strana, cioè più che strana, bella secondo me, una delle cose più belle, è che 51 Pegasi B ha una rotazione completa, 51 Pegasi, che sarebbe la sua stella, che è una nana gialla, in soli, udite udite, soli 4 giorni, cioè 4 giorni. Infatti è talmente vicino che ha una temperatura media di 800 gradi, cioè sfiorate la sua atmosfera e fate zac, cioè morite subito, all'istante, cioè, non è per niente, non è abitabile. Quindi diciamo che questa scoperta da un lato un po' inutile, però è sempre un passo avanti. Sì. E la cosa molto più interessante, che anche per questo vedete questi due pupazzi qui, è che Pegasi B mostra sempre la faccia, la stessa faccia a Pegasi, 51 Pegasi. E adesso vi faccio vedere anche il perché. Allora, questa è Pegasi, 51 Pegasi, cioè la stella nana gialla, e questo è il pianeta. Allora, e fanno una rotazione così, praticamente, diciamo che qui c'è il loro centro, no? Praticamente cosa fa? La stella ruota così, vedete? Ruota così. E quindi, per forza di cose, fa vedere la faccia, sempre la stessa faccia. E quindi, anche se fosse stato abitabile, diciamo che mezzo pianeta era sempre di giorno e l'altro mezzo sempre di notte. Quindi, in sostanza, mezze persone, mezzo mondo lavorava e l'altro mondo dormiva per sempre. Dov'è questo mondo? Così posso dormire per sempre. Vado subito a fare la valigia. Ma no, cioè no, non funziona così. Ma cioè, se Serafisa già sta facendo le valigie, cioè io vi devo lasciare che devo fermarlo in qualche modo. Ma poi come pensi di andare? Vabbè, comunque mettete un mi piacque, condividete e soprattutto iscrivetevi, che tanto è gratis. Basta fare un clic, ci mettete un secondo per piacere, iscrivetevi e noi ci vedremo in un prossimo video e basta, fine. Ciao, aspetta Serafino!